c'è con noi Cristiano Andreani. Ciao caro, benvenuto. Ben trovato. Della Family di Valvola, che è il nostro cantastorie. C'è quello che viene qui e ci racconta sempre delle storie pazzesche. Fantastico. Lo farà tra pochissimo. Il titolo della puntata di stasera è Ginettaccio. E forse quelli più attenti di voi hanno già capito di chi parleremo. Ma prima, se ho capito bene. Dici. Come sapete, noi ruspiamo parecchio e troviamo un sacco di cose, no? Poi selezioniamo e quando troviamo un tartufo buono lo portiamo qui. Certo. Quando dico noi, intendo soprattutto me, Lollo e la Miki, che siamo i tre cercatori, diciamo. Allora, salutiamo Michela Venturi e Lorenzo Gostoli della Family di Valvola. Ok. E abbiamo trovato delle cose, delle chicche, no? Che sono leggere, sono piccole, ma sono, abbiamo ritenuto fossero importanti. Pensavamo che potessero essere delle good news, ma poi lavorandoci sopra abbiamo capito che in realtà qui si parlava di roba più pesante. Qui si parla di eroi. La Madonna, okay? Addirittura. Okay. Sì. Perché un eroe, secondo noi, insomma, secondo la visione di Valvola, è quello che uno ha la possibilità di svoltarti un po' la giornata, no? Okay. Anche nelle piccole cose. Okay. Però non ce la siamo sentita di scegliere noi, quindi vi ho portato tre cose, poi mi direte anche voi, insomma, nel futuro come faremo a selezionare un eventuale eroe del giorno Valvola. Quindi abbiamo tre candidati per titolo di eroe del giorno Valvola. Esatto. Okay. Fantastica sta cosa. Attenzione perché sarà una gara dura. Sì. Okay. Allora, il primo è un anonimo, già questo gli dà una forte potenza di quanto eroe, no? Certo. È già un vincente. È bancario, San Paolo del Brasile, viene licenziato e deve fare l'ultimo giorno di lavoro, considerato una filiale con diverse decine di scrivanie, quindi non stiamo parlando di una piccola filiale di paese. Il signor anonimo si presenta vestito da Spider-Man. Che genio. E per tutto il giorno fa quello che deve fare, ma vestito da Spider-Man. Quindi con la maschera e la tuta. Diventando di fatto già l'eroe di tutto l'ufficio. Era il suo ultimo giorno di lavoro. Facendo impazzire il capo. Secondo alcune testimonianze dicono che proprio il capo della filiale non ha retto la voce. È uscito di testa, A un certo punto ha chiamato anche la sicurezza, ma nessuno ha potuto fare nulla perché lui di fatto continuava a fare il suo lavoro e distribuiva caramelle. Beh, questo se la gioca, se gioca. Allo scoccare dell'ora se n'è andato. Che cosa gli vuoi dire? No, niente. Sei un grande, fratello. Il nostro rispetto. Il nostro rispetto assoluto. Questo è il primo. Perfetto. Il secondo è una ragazza, anche di lei non conosciamo le, diciamo, le generalità. Ma è una scena virale che è girata nel web. Si vede questa ragazza che fugge dal cancello di casa lungo la strada e fugge veloce. Accidenti, cosa perché la madre sta uscendo. Sta scappando dalla madre. Classico inseguimento. Sì. Ma che cosa succede? La ragazza è già a una trentina di metri, quindi già in fuga libera, avremmo detto noi. Come la fermi? Con un boomerang, una fionda. Scampata, la madre, anche una signora rotondetta, via dicendo, si ferma. Si toglie una ciabatta e gliela lancia dietro. In una parabola perfetta che al trentesimo metro colpisce la figlia abbattendola letteralmente. Cioè, ma due giorni dal Super Bowl. Meno male uno non era che tira movimenti sportivi questa mamma. Uno che tira fuori una ciabatta e la colpisce a 30 metri di distanza. C'è neanche il quarterback dei Rams, Goff, o dei Patriots, Brady. Fantastica. La scena finisce con la ragazza stramazzata al suolo. Certo, chiaro. Colpita e affondata. Io penso che Nike abbia trovato un nuovo testimone. Sì, assolutamente. E questa è la seconda. La terza? La terza invece è di oggi, perché oggi nella 16 un signore in forte difficoltà economica con la famiglia decide di suicidarsi da uno dei cavalcavia della 16, ok? Accidenti. Ma che cosa succede? Quando dall'autostrada i camionisti vedono questa scena, si mettono in rete con il loro CB e praticamente si fermano quattro tir in corrispondenza del cavalcavia. Chiudendo di fatto il buco. Grande. Cioè costruiscono un pavimento in maniera tale che se anche lui nel frattempo decida di lanciarsi. Come è andata a finire? È andata a finire che ovviamente è venuto a mancare il vuoto, si è creato anche il tempo per cui, diciamo, gli ufficiali della polizia potessero intervenire, dissuaderlo da questo gesto e tirarlo via. E quindi è andata a finire bene. Quindi, per merito di camionisti che hanno deciso, tutta improvvisando, bravi, di bravi. Veramente del genere, quindi abbiamo grandi. Tutti, abbiamo eroi solitari, abbiamo delle cecchini, abbiamo anche degli Avengers, nel senso che lavorano in squadra, cioè quello che volete. Quindi noi non abbiamo saputo decidere, fate voi, insomma. Io voglio la mamma. Mi stai mettendo molto in difficoltà.
mi stai mettendo molto in difficoltà. La mamma eroe del ci possiamo giorno. Riservare la di sciogliere la riserva entro la fine del programma, entro mezz'ora. Diciamo sopra. Che intanto è importantissimo sapere che ci sono delle persone così che nel piccolo e nel grande decidono di fare bene. Insomma. Facciamo così, sentiamo anche gli ascoltatori. Quindi abbiamo Spider-Man, il bancario licenziato. Poi abbiamo la mamma con la ciabatta che la colpisce la ragazza a 30 metri di distanza. Esatto. Che neanche Tom Brady. E abbiamo i camionisti che dissuadono un tizio che si vuole suicidare da un cavalcavia piazzandosi esattamente sotto. Allora, Ginettaccio, altri non è che Gino Bartali, una figura mitica del ciclismo, ma direi di più dello sport italiano, è entrato anche nella Hall of Fame, perché oltre ad essere stato un campione indiscusso, era anche un personaggio di una certa caratura. Vero. Si parla di un signore che è nato nel 14, è scomparso purtroppo nel 2000, e la storia che raccontiamo questa sera ha due facce, ma ve le sveliamo, insomma, mano a mano. Diciamo... per adesso che Gino Bartali ci avrebbe già soddisfatto moltissimo come soggetto valvola per quello che è stato il suo curriculum sportivo. Ma certo. Ha vinto tutto quello che doveva vincere in delle condizioni che sono inimmaginabili oggi. E questo ci serve per capire meglio poi la parte della storia che racconteremo dopo. Cioè, diciamo che già questo signore, riguardo a quello che doveva fare, aveva già fatto. Un campione assoluto del ciclismo, della storia del ciclismo, non italiano ma mondiale. Assolutamente. Gino Bartali, toscano tra l'altro, no? Sì, lui era assolutamente toscanaccio, di quelli belli sanguigni e belli onesti, come sinceri, come piace a noi. Gino Bartali è un signore che ha vinto 3 giri d'Italia nel 36, nel 37, nel 46. Quindi a 10 anni di distanza dal primo. Due Tour de France, oltre numerose corse, insomma, nell'arco tra gli anni 30 e gli anni 50, cioè 20 anni di carriera sulle biciclette. 4 Milano-Sanremo, 3 giri di Lombardia. Sì, così, giusto, en passant. Non solo, Gino è ormai un atleta maturo, quando si ritrova in squadra un giovincello, mm-hmm. che diventerà abbastanza famoso, che si chiama Fausto Coppi, certo. Okay? E siccome Gino Bartali è un signore, adesso non c'è più, ma per noi è, nel senso, perché è una memoria che rimarrà a lungo, è un signore e capisce che bisogna sostenere questo ragazzo e lo sosterrà. Immagino vi ricordiate la famosa foto, perché è nota la loro rivalità. Lo scambio della borraccia, quella foto lì. C'è questa foto famosa, qualcuno disse che fosse stata costruita, ma non importa, perché ha portato avanti la narrazione di questo passaggio di borraccia, che è un segno di pazzesco. Oltre lo sport. Credo sia una, per lo sport italiano, una delle foto iconiche del Novecento. Meravigliosa. Senza dubbio. Voi considerate che a un certo punto in una gara Bartali cade, si fa male, quindi rimane Coppi. Bartali capisce che deve lasciare il passo e sostenere Coppi in questa gara. Mm-hmm. E per uno sportivo come lui non era una cosa così semplice. Ma nella tappa successiva Coppi va in crisi e Bartali lo affianca dicendogli: oh amico, ma cioè, non vorrai mollarla qui. Si dice che l'altro volesse mollare la corsa, cioè buttare la bici nel fosso e andarsene a piedi perché era in crisi. E allora lui gli si affianca, dopo aver rinunciato alla testa, diciamo, del team e via dicendo, e gli dice: ma tu vuoi rimanere a vita uno che porta l'acqua o vuoi vincere? Fantastico. Quindi lo stimola cattivo, no? E l'altro risale in bici e poi, diventa dopo. Coppi, insomma, certo. Quindi stiamo parlando di leggende. Questo per dirvi la caratura di questo soggetto. Faccia da pugile, si dicesse che come molti toscani fosse un verace che non la mandava a dire. Ma questa è solo una parte della storia, perché c'è molto di più, perché in mezzo alle sue gare, questo periodo di cui parliamo, purtroppo c'è una seconda guerra mondiale. C'è una seconda guerra mondiale, sì. Giustamente dicevi, tra i giri d'Italia vinti, 36-37, poi 46, perché? Perché in mezzo c'è purtroppo una guerra, dove tra l'altro, adesso ne parleremo tra poco, diffusamente, ma insomma lui trova il modo di essere protagonista a modo suo. A modo suo. Gino ha la possibilità di continuare ad allenarsi per un certo periodo, diciamo, della guerra. E questa cosa lui la sa, ma lo sa anche il vescovo della Costa, che Gino è un fervente cattolico, ha un ottimo rapporto con questo vescovo, che a un certo punto gli fa una richiesta e gli dice: io ho bisogno di qualcuno che mi porti dei documenti e delle fotografie per falsificare delle carte che ci servono per far scappare delle persone che sennò andranno a finire male. Nelle mani dei fascisti e dei nazisti.
e Gino si offre di fare da staffetta e quindi utilizzando il tubo della bici dove si inserisce il sellino. Mentre si allena porta questi documenti, okay? E per il fatto che lui è uno sportivo conosciuto riesce a passare quasi tutti i controlli, certo. Quando anche lo fermano per con qualche sospetto in più, diciamo legato alla bici, lui dice: mi raccomando non toccatemela perché ho tutte le misure impostate su di me, certo, mi certo. sto allenando, quindi chiaro. Nessuno si sente di fare questo intervento. Era uno che aveva già vinto Tour de France, Giro d'Italia, quindi insomma era uno titolato, certo. E quindi fa questa cosa. Il vescovo però gli dice: guarda Gino, è importante che tu non dica questa cosa a nessuno, ai tuoi figli, a tua moglie, a nessuno, perché se vi beccano ammazzano tutti, ok? Sì. Quindi lui con questa consapevolezza, con questo rapporto veramente top secret con questo vescovo, per tutta la durata della guerra fa questo sporco lavoro, ok? Ok. E cosa succede? Succede che a un certo punto però qualcuno ha qualche sospetto in più e nello specifico questo qualcuno si chiama, questo cognome veramente che è l'angoscia nell'angoscia, si chiama Carità ed è un ufficiale dei fascisti che ha una banda specializzata che viene chiamata per l'appunto la banda Carità, per fare le infiltrazioni nelle bande partigiane, per beccare tutti quelli che collaborano, una sorta di controspionaggio, dai, il peggio del peggio, se proprio vogliamo dirlo così, no? Hanno un sospetto e quindi lo portano in una casa dove notoriamente si sa che vengono torturati tutti quelli che sono in sospetto di collaborazione con i partigiani, ok? Quando lui viene chiamato lì sa che sono guai, ok? Certo. E nonostante lui sia uno abituato a soffrire, a fare cose pesanti, capisce che si mette veramente male. Tant'è che viene interrogato e gli viene chiesto che se effettivamente lui porta queste cose perché hanno intercettato un pacco che si pensa insomma abbia attraversato. Si è passato attraverso lui. Attraverso lui. Lui però nega, dice solo che ha aiutato a portare beni di prima necessità, zucchero, caffè. Certo. Quindi viene richiuso per 2 giorni nelle segrete di questo posto e viene di nuovo interrogato e a quel punto quando sente ripetere le stesse domande capisce che è arrivato alla fine. Che è arrivato. Dici che sei tu, lo sappiamo, ci devi solo dare la conferma. Lui nega tutto perché si ricorda bene cosa gli ha detto il vescovo e a un certo punto uno dei soldati, uno dei fascisti insieme a Carità dice: guardi, se posso... io ho conosciuto Gino sotto le armi, è una persona assolutamente affidabile, assolutamente sincera, si dice che non l'ha fatto. Siccome nel frattempo gli americani si stavano avvicinando a Firenze, Carità, suo malgrado, decide di mollare il soggetto, capito, e di farlo andare via. Quando lui esce si rende conto che l'ha scampata veramente per un velo. Sì. Ma la cosa eccezionale, che non solo ovviamente era vero che lui portava i documenti, ma grazie alla sua collaborazione si dice che si siano salvate più di 800 persone. Wow. Accidenti. In questa rete di cui lui faceva parte, ma una parte diciamo abbastanza fondamentale. Per questo ha avuto dei premi, ma pensate che il figlio Andrea ha saputo solamente di questa cosa quando ormai lui era molto molto vecchio. Quindi proprio non è stato... E l'ha saputo per cose che aveva captato, intuito qua e là, perché lui ha mantenuto la promessa fatta al vescovo e non l'ha mai raccontato a nessuno. Pensate che soggetto. Grande. Quindi la nostra stima, che per me fino a oggi era solamente sportiva, sì, vero, insomma, vero. Era già altissima ed era solo sportiva, adesso dopo aver conosciuto questo aspetto. È un supereroe anche lui, insomma. Ma nettamente.